queste sono le spalline della vasca. Dopo va preso un altro di questi qua, va attaccato qua. Qua dentro è dove scorre la rete. Qua sopra vedremo cosa fare per proteggere la rete. I massi che vanno giù e cadono sopra la rete. Questa è la spallina sinistra. Allora, qui siamo arrivati a questo punto. Ho fatto le spalline qua e lì. Adesso qua devo rinforzarle sotto, poi vedrò se attaccare qualcosa qua sul profilo. E questo è il risultato. Man mano procediamo, vi faccio vedere cosa sto facendo. Qua ho saldato i bulloni seri all'interno per tenere il cuscinetto che andrà a far girare l'albero. Dopo qua lo foro con un buco, se il perno è da 40 lo foro con il buco da 45 o da 50, che abbia un bel agio per stare dentro. Ma vi farò vedere, proseguiamo, perché non vi faccio vedere quando bisogna saldare, perché sennò è troppo lunga la storia. Vi faccio vedere a pezzi. Andrò a mettere un rinforzo qua dentro, faccio un triangolo qui di rinforzo e poi saldo tutto intorno. Bene, è passato qualche giorno, ora vi faccio vedere dove sono arrivato fino a questo punto. Giro la telecamera. Allora, questa è la vasca con i rinforzi. Adesso ho fatto pronto per le molle, per vedere, per fare il telaio sotto. Ho tagliato i primi ferri. Qui ho già fatto l'albero col cuscinetto, il posto per il cuscinetto. Qua ci andrà dall'altra parte la puleggia che fa girare il tutto, e dall'altra parte, tipo qua, viene messo il motore a scoppio da 9 cavalli. Sto facendo adesso tutto il pezzo sotto. Adesso qua mi arrivano 2 reti, una 5x5 per selezionare i sassi più grossi e la roba più grossa, e una da mettere qua sotto da 1,5 per 1,5. Il motore non mi è ancora arrivato, che andrà messo qua, in questo posto qua, messo sul telaio, che farà girare la puleggia lì, che la puleggia è questa. Questa è la puleggia che va in questo albero da 40 rettificato. Questo cuscinetto qua va lì dove avete visto quello di prima, e questo qua è la puleggia a frizione per il motore a scoppio. Praticamente, quando acceleri, come un decespugliatore o qualsiasi altra cosa, quando arriva a un determinato numero di giri, frena la frizione, cioè, e fa andare la puleggia.
Il motore a scoppio mi deve ancora arrivare, come ho già detto, e così. Questa qua è dove sono arrivato fino adesso, con questa inclinazione. E dopo, ovviamente, da questo telaio che sto costruendo in giù ci sarà 1,5 m per poter andare sotto con la benna a prendere la terra vagliata. Bene, vi aggiornerò prossimamente, man mano vado avanti. Non sto qua a farvi vedere tutte le mie saldature e tutte le mangiate di fumo che si fanno, perché sarebbe estremamente noioso, però pian pianino procediamo. Andiamo avanti.